passato mi sono sempre occupato di queste questioni e vedevo spesso che i bilanci sociali, i bilanci ambientali erano usati più come un elemento di marketing che come un elemento per decidere il futuro delle imprese. Adesso mi pare che stia cambiando l'aria, peraltro l'Unione Europea ha posto l'obbligo a partire dall'anno prossimo per tutte le imprese con più di 500 addetti di affiancare al bilancio economico il bilancio sociale e ambientale, e soprattutto si sta capendo che si è più competitivi se si capisce dove va il futuro: mutamenti climatici, rapporto con le comunità, rapporto con i territori. Questo è vero nel mondo, ma secondo me è vero ancora di più in Italia. La cosa interessante di cui abbiamo parlato oggi è che abbiamo fatto vedere tutta una serie di segni di speranza importanti in materia di responsabilità sociale e ambientale, e sono tutte notizie recentissime, degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Un dato credo che è emerso importante dalla tavola rotonda, che vorrei ribadire, che i fondi etici stanno acquisendo una massa critica enorme, sono arrivati addirittura al 15% della quota di capitale dell'Enel. Questo vuol dire che oggi i BlackRock siamo noi, siamo la finanza etica e abbiamo la forza per incidere sulle scelte delle imprese. Ci deve essere una ricaduta del lavoro, valore lavoro, all'esterno dell'impresa, sul territorio, così come del resto dice la nostra Costituzione quando parla di fini sociali dell'impresa, cioè l'impresa è effettivamente all'interno del territorio qualcosa che dà positività e dà crescita, e questo è l'augurio che anche come Chiesa noi facciamo a noi stessi da un punto di vista del nostro impegno, ma anche e soprattutto alle imprese virtuose che sanno praticare quella sussidiarietà circolare che è per noi essenziale. Accanto alle forme tradizionali di iniziativa sindacale, di mobilitazione, il voto col portafoglio è molto vicino al nostro modo di fare sindacato, perché agisce proprio su due ingredienti fondamentali che sono quelli della consapevolezza e della partecipazione. Il voto col portafoglio può modificare in modo definitivo e orientare il mercato verso un'economia civile e sostenibile, e questo è molto importante per fare in modo che anche il modo di fare impresa, il modo di fare economia si orienti nella sostenibilità complessiva e nella capacità di rispettare la dignità dei lavoratori e delle persone. Queste iniziative per me sono veramente interessanti e importanti, perché portano il marchio di Libera, che poi non ha interessi economici ma aiuta solamente queste cooperative che sono sorte su terreni confiscati alla mafia, e ci fa conoscere sempre di più nel tessuto romano e fa conoscere anche i prodotti di queste cooperative fatte tutte quante da giovani imprenditori che stanno sfidando la mafia sul loro terreno e producono e lavorano. È stata una iniziativa nello spirito che Reti in Opera si propone, uno spirito di riflessione intelligente secondo la dottrina sociale della Chiesa e anche secondo quelli che sono i principi ispiratori pure della nostra vita comune, della Carta Costituzionale, ma anche è stata una giornata bella perché ha indicato vie di prassi, vie di realizzazione, esempi concreti. Spesso si ha l'impressione che in un tempo in cui tutto diventa virtuale i comportamenti non possano più essere virtuosi, ed è esattamente il contrario. Auguro che iniziative come quelle che si stanno proponendo abbiano una risonanza ancora più ampia, ma soprattutto al nostro interno indichino il bisogno di processi educativi nuovi, perché è chiaro che le paternità non mancano, i formatori non mancano, i responsabili non mancano. Ribadisco, è la capacità di generare che va ripensata, rinnovata, e dunque se il seme è buono, e questo mi sembra un buon seme, anche la pianta che crescerà e i frutti saranno buoni e duraturi.